Federico, 18 anni, è un ragazzo che ha un destino, ma non una destinazione. Nicolò ha da poco superato i 40 e ha deciso di provare a essere lui quella destinazione, scommettendo su una nuova pagina della sua vita. Perché alla fine del corso preparatorio, proprio lui, single e con nemmeno una convivenza all'orizzonte, è stato dichiarato idoneo per diventare genitore affidatario di Federico. Non c'è solo un nuovo soppalco e un ragazzo segnato dall'abbandono nella vita di Nicolò. Si moltiplicano i piatti da lavare, le lattine dentro casa, le tre sveglie che suonano all'alba, le ansie, ma si moltiplicano anche le risate, diastole e sistole di un cuore che aveva una quota di bene da dare, senza sapere a chi. Nick e Fede sono come pezzi spaiati che provano a combaciare sperando di formare un puzzle in cui mancherà sempre un tassello, ma questo non impedirà al disegno di essere completato e alla storia di essere narrata, almeno per un po'. Per un po'. Il nuovo romanzo di Niccolò Agliardi, in libreria dal 24 ottobre.